Video lezione di scienze, biologia dei viventi, apparato locomotore. Concetti chiave: scheletro, impalcatura di 206 ossa, osso, elemento duro e resistente, articolazione, collegamento tra due ossa, muscolo, tessuto contrattile, movimento, interazione muscolo e articolazioni, contrazione, accorciamento e ingrossamento, antagonista, esercitazione contrastante. La mano, 27 ossa, 35 muscoli, circa 2000 cellule nervose in ogni polpastrello delle nostre 5 dita, è più che sufficiente per scrivere Mein Kampf o Winnie the Pooh. Wisława Szymborska. Lo scheletro, formato da ossa e articolazioni, è l'impalcatura che sostiene e protegge il nostro corpo. Ha 5 funzioni: sostegno, sorregge l'organismo, protezione, contiene e ripara gli organi interni, movimento, consente trasformazioni controllate, riserva, contiene sali minerali, produzione, genera nuove cellule del sangue. È formato da due tipi di tessuti: tessuto osseo, costituisce le ossa, è duro e resistente grazie a osseina e sali minerali come fosfato di calcio e carbonato di calcio. Può essere compatto, nel tal caso contiene vasi sanguigni, o spugnoso, produce cellule del sangue. Il tessuto cartilagineo è morbido e flessibile, formato dal 60% d'acqua, costituisce tendini e legamenti. Durante la crescita subisce un processo di ossificazione, tranne i padiglioni auricolari, estremità delle costole, dischi intervertebrali, punta del naso. Lo scheletro umano è formato da 206 ossa in età adulta, che si suddividono in scheletro assiale, cranio, scatola cranica, ossa della faccia, colonna vertebrale, l'insieme delle vertebre, gabbia toracica, costole esterno, e lo scheletro appendicolare, le braccia collegate al corpo da scapola e clavicola e le gambe collegate dal bacino. Le ossa si distinguono in base alla forma in lunghe, prevale la lunghezza come nel femore e omero, piatte, prevale la larghezza, scatola cranica, scapola, corte, dimensioni quasi equivalenti, vertebre. Sono collegate le ossa tra loro da articolazioni che possono essere fisse, non permettono nessun movimento, scatola cranica, semimobili, movimenti limitati, come nelle vertebre, mobili, movimenti ampi, ad esempio la spalla. I muscoli, collegati alle ossa, i muscoli attraverso la contrazione permettono il movimento, in numero di circa 500 costituiscono metà della massa corporea. Hanno 3 funzioni: sostegno, mantengono la posizione delle ossa, movimento, grazie alle loro proprietà, contrattilità, contrarsi se stimolati, e elasticità, ritornare in forma e dimensioni originarie, permettono il movimento. Produzione di calore nel muscolo, che genera energia chimica dal glucosio per produrre il movimento, trasforma una parte in energia termica, calore. Sono 3 tipi di tessuti muscolari: tessuto muscolare striato a bande chiare e scure, formato da fibre striate costituite da miofibrille, formano muscoli volontari. Tessuto muscolare liscio, allungato e affusolato alle estremità, con struttura regolare uniforme, è formato da fibre lisce, formano muscoli involontari. Tessuto muscolare cardiaco, che è quello che costituisce solo il cuore. A bande regolari le contrazioni sono involontarie e automatiche. Il cuore non può mai fermarsi. La contrazione del muscolo è innescata da uno stimolo elettrico del sistema nervoso. Durante la contrazione i filamenti di actina si sovrappongono con quelli di miosina, accorciando le fibre e inspessendo il ventre muscolare.
Il corpo umano è formato da circa 500 muscoli, che si suddividono in muscoli assiali, quelli del capo, mimici e masticatori, quelli del collo, quelli del tronco, dorsali e addominali, e i muscoli appendicolari, che riguardano gli arti superiori, come bicipite e tricipite, e gli arti inferiori, quadricipite e bicipite femorale, gemelli del polpaccio. I traumi scheletrici principali sono tre: la distorsione, distacco temporaneo tra due ossa dovuto a tensione eccessiva che spesso causa anche stiramento dei legamenti, la lussazione, distacco tra due ossa che non ritornano al loro posto automaticamente ma devono essere riposizionate, associate spesso a danni ai legamenti, e frattura, un trauma che spezza, incrina o scheggia un osso che va ricomposto e immobilizzato. Traumi muscolari invece sono contusioni, lesioni dei tessuti con versamento sanguigno, strappo, rottura totale o parziale del tessuto muscolare con ematoma, contratture, aumento del tono muscolare che resiste all'allungamento, stiramento, eccessivo allungamento delle fibre muscolari che necessitano riposo. Support and movement. The locomotor system is also known as the musculoskeletal system. It is made up of the skeleton, the skeletal muscle, tendons, ligaments, joints, cartilage, and other connective tissue. These parts work together to allow movement. Skeleton, scheletro, bone, osso, muscle, muscolo, movement, movimento. Per approfondimenti potete consultare ad esempio appunti OS, Agora, My Personal Trainer. Grazie.